Buonasera amici di Nova News 24. Una nuova settimana nella casa del Grande Fratello volge al termine, non senza vittime. Dopo aver perso un altro coinquilino, Michael Castorino, secondo eliminato del GF 2024 dopo Clarissa Bart, le dinamiche tra concorrenti cominciano ad animarsi e nel loft di Cinecittà iniziano a venir fuori spunti interessanti. Ad esempio, stanno finalmente nascendo le prime coppie, due su tutte, quella composta da Shaila e Javier, che dopo settimane di tira e molla hanno rotto gli indugi scambiandosi un bacio appassionato, e quella formata da Giulia e Giglio, immortalati in piena notte dalle telecamere mentre erano impegnati in movimenti sospetti sotto le coperte. Ma questa settimana al Grande Fratello hanno tenuto banco anche gravi scontri e inimicizie. Lorenzo Spolverato, ad esempio, continua a vestire i panni del villain di questa edizione ed è finito nuovamente al centro delle polemiche per atteggiamenti e risposte sopra le righe sia verso un'autrice che nei confronti di Elena, tanto che per lui fioccano le richieste di squalifica sui social. Il Grande Fratello, che l'ha già perdonato in un paio di occasioni in questo primo mese di reality, stavolta potrebbe decidere di intervenire con provvedimenti drastici. E infine, lo scontro più inatteso di tutti, quello tra Signorini e Beatrice Luzzi finito addirittura a Striscia la Notizia. Dopo la bordata ricevuta durante la scorsa diretta dal conduttore, l'opinionista del GF ha ricevuto il tapiro d'oro da Staffelli e ne ha approfittato per prendersi la sua vendetta, lanciando una frecciata velenosa a Signorini. Una rivalità, quella esplosa tra Alfonso e Bea, che potrebbe minare la serenità in studio nelle prossime puntate. Se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.